Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia di AdVG Nord-Est, R1 e Star Radio. Andiamo a vedere subito le notizie più importanti della nostra regione e poi il meteo. Vendita degli immobili regionali, assolta la giunta Illy. Bolzonello, se vuole candidarsi, dice lo aspetto alle primarie. Dive e molestie, seduzione e avance. Anche il Friuli si divide su Catherine Deveux. Andiamo proprio a vedere, tornando alla notizia di prima, la sentenza di appello della Corte dei Conti su Illy ribalta il giudizio della Procura regionale e assolve la giunta dell'epoca. Al centro del contenzioso la cessione dell'ex caserma della Guardia di Finanza di Tarvisio. Secondo i giudici compatibili, il primo grado è avvenuto a prezzi troppo bassi. Lombardia in mano alla Lega, Riccardi torna avanti in Friuli Giulia, il PD detta la linea interna, niente doppie candidature. L'azzurro in vantaggio per guidare la coalizione di centrodestra alle elezioni regionali. Il Corriere della Sera sostiene che il cambio della via libera ad Attilio Fontana, il carroccio lasci Friuli e Brescia a candidati di Forza Italia. Università di Udine dentro Trieste. Solo beni culturali tra le eccellenze d'Italia. Seracchiani scrive ai sindaci dei Friuli, ecco come dovete comportarvi. Ma la regione ci difende, le polemiche inutili e strumentali. Andiamo a vedere altre notizie che entrano subito da Udine. Multe automatiche dal 15 febbraio in centro storico. C'è l'ok del Ministero delle telecamere attive da lunedì per un mese di test. Quando i varchi elettronici saranno attivi, ogni ingresso non autorizzato si tradurrà in una sanzione immediata di 91 euro. La tisana, caramelle poco gradite e la befana si offende. La polemica, ma margine della tradizione dell'evento epifanico a Perdegada, gli organizzatori dicono i bimbi hanno gettato per terra i dolci. Nel 2019 solo carbone. A San Giovanni al Natisone, scontro frontale sulla regionale 56, tre gli feriti. Infatti un anziano che viaggiava in direzione Udine con al suo fianco la moglie ha perso il controllo del mezzo, invadendo la carreggiata opposta, dove proveniva un mezzo del comune di Mariano. Inceneritore di Manzano, via libera all'ampliamento. La regione aumenta i tipi di rifiuti trattabili, ma condiziona il conferimento della plastica a preventivi controlli dell'ARPA. Meteo pazzo, sulla costa anche 18 gradi. In tutta la regione le temperature superiori alle attese. L'OSMER dice caldo anomalo, con media dal 5 a 7 gradi in più. Infatti da oggi però su tutto il primo mese di giugno tornerà il clima freddo con Bora che supererà su Trieste e sulle zone orientali. La storia, il padrone è ricoverato, il cane lo aspetta per giorni davanti all'ospedale. Succede questa cosa a Tolmezzo, la commovente storia di un meticcio di 10 anni rimasto al freddo e alle intemperie. In tanti nella fine settimana ha portato cibo alla bestiola. Si scontrano un'auto e un furgone, muore un imprenditore e quattro feriti. È successo sulla strada di Cimpello Sequals, la vittima di un 31enne di Magnago Chiano Ran, deceduto per le gravissime lesioni causate dall'impatto. In un altro incidente è coinvolto due bambini. Dalla newsletter, la bussola del direttore, il commento ai principali fatti del giorno. Dal caso vaccini a Reggeni, la fuga dei giovani dall'Italia alle camere elettorali e le storie. Dal caporalato, scoperta una centrale in Friuli, più di 1000 lavoratori irregolari, 59 le denunce. Operazione messa a segno da Guardia di Finanza di Pordenone, sgominata una banda che operava nella gestione di appalti illeciti di manodopera in azione manifatturiera e industriale dell'Italia settentrionale e in Sardegna. Fatture
per operazioni inesistenti per 21 milioni di euro. È emerso un provvedimento di sequestro per quasi 4 milioni di euro. Sapada entra subito nell'ANCI regionale del Friuli Giulia. L'annuncio di ieri da parte del sindaco Manuel Pillerhofer, sostegno massimo garantito dalla situazione dei comuni del Friuli Venezia Giulia. La Ipobank non cede altri 42 licenziamenti entro giugno. La Ipo ingrana la quinta per licenziamento collettivo per altri 52 bancari entro giugno. Uno stilicidio che ha mandato a casa oltre 200 persone fra 2016 e 2017. A Tavagnanco invece a Feletto, diciamo, scontro a Feletto Umberto, due anziani in ospedale, incidente in via Pietro a Micca, immesso in leso un 37enne, uno sloveno ferito grave del predil, la sua auto si è cappottata perfino. Andiamo a vedere invece il meteo, come consuetudine, sempre aggiornato, e soprattutto si è stata ritirata l'allerta maltempo, che infatti la situazione generale da oggi fino ai prossimi giorni, la debole pressione presente in quota sul Mediterraneo andrà lentamente colmandosi, mentre nelle basse strade da giovedì oggi il progresso rafforzamento dell'anticiclone sulla Russia inizierà a fiorire sull'afflusso di correnti da nord-est e da est a nord-est, che nei giorni successivi saranno progressivamente più fredde le giornate. Difatti il tempo per domani sarà venerdì 12 gennaio, al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata probabile variabile, soffierà borra da moderata a sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, più forti in serata. Sul Trevigiano sarà probabile maggiore nuvolosità. Le temperature in pianura si prevederanno minime da 2 a 5 gradi in pianura e in costa minime da 4 a 7 gradi. In pianura e in costa le massime saranno da 9 a 11 gradi. In 1000 metri 0 gradi, 2000 metri meno 5 gradi la media. Vediamo il tempo per sabato 13 gennaio. La nuvolosità variabile con buona moderata sostenuta sulla costa. Sul Trevigiano invece è possibile debole nevicate fino a fondo valle. Temperature in calo, ma ovunque nella norma del periodo. Le temperature in pianura si prevederanno minime da 2 a 5 gradi, massime da 7 a 9 gradi in pianura. In costa minime da 4 a 7 gradi, massime da 8 a 10 gradi. In 1000 metri 0 gradi, 2000 metri meno 6 gradi la media. Vediamo la tendenza per domenica 14 gennaio. Il cielo sarà ancora variabile con buona da moderata sostenuta sulla costa. Sul Trevigiano ancora possibile debole nevicate fino a fondo valle. Farà più freddo dei giorni precedenti. Le temperature in pianura saranno minime da meno 2 più 2 gradi, massime da 5 a 8 gradi, in costa minime da più 1 a 5 gradi, massime da 5 a 7 gradi, in 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 8 gradi la media. Bene, da AWG Nord-Est R1 e Stab Radio, il DG finisce qui. Vi ringrazio veramente per l'ascolto, ci sentiremo domani con le altre novità del TG regionale. E a fra poco invece per il TG Sport. Da Marco è tutto. Ciao ciao, a domani.